Mi sembra che ha giocato il Milan oggi, l'ho pure visto. Poi un po' ho avuto un attimo un po' un break che mi stavo addormentando, però ho finito di virtù, la partita purtroppo me la sono dovuta tutta gustare. Allora, non per essere pessimista in partita, perché comunque abbiamo fatto 7 punti in 3 partite e il calendario ci ha detto bene. Però da qua dire di essere contenti della squadra ci vuole un cazzo di abisso, ok? Quindi partiamo da questo presupposto, che per essere contenti della squadra, mo mi siedo, ci vuole un cazzo di abisso, ok? Lenti, macchinosi, prevedibili. Qua ragazzi io inizierei già a pensare che almeno 4-5 persone vanno cedute. Cioè Jovic, Jovic veramente è improponibile, però è ancora più improponibile di Giroud. Tu pensa a noi, la nostra grandissima dirigenza, che cazzo ha fatto? Cioè Jovic penso che avrà toccato 3 palloni, se li ha toccati forse se li ha toccati. Okafor è un dito di Leao, Pulisic sempre, Zampino anche oggi gol. Okafor non ha giocato male, però in confronto a Leao ragazzi è un'altra categoria. Leao, inutile che siamo qua a dire sacrifichiamo Leao, qua non c'è da sacrificare. Leao, Hernandez, Magnan, Reyes mi è abbastanza piaciuto, Loftus-Cheek, Benasser e soprattutto Adli. Io Adli l'avrei messo molto dentro prima, quando Reyes abbiamo rischiato che era munito nei contropiedi che prendiamo, abbiamo rischiato di pareggiarla. Il destro sul palo, destro lasciato su un'area che non sappiamo difendere. Pioli è rotto il cazzo. Oltre alle ripartenze devi capire una cosa, che sugli angoli le natiche, il membro nostro deve essere sulle natiche dell'avversario, santo Dio! Cioè non hai ancora capito che sono quanti metri sono che te lo dico. Ogni angolo c'è una paura, cioè. Ogni angolo, non è che lui è scarso come non so che cosa, anche se ci ha fatto una mare di gol in carriera, è scarso come non so che cosa, e gliel'hanno sparata fra le braccia di Magnanti, di Donnarumma addirittura. Cioè io non sono contento, mi sto annoiando perché vedo un gioco che non c'è. Io veramente con questo schema qua di gioco a questo punto io preferisco il gioco quello di punta, con magari una punta tipo Zisk che viene incontro e Leao che va nello spazio, così non lo fai neanche rientrare, punto e basta. No, facciamo veramente cagare, e sicuramente Conte non mi manda via tutti e tre, se devo accogliere. Ma vogliamo parlare di Capitan Calabria titolare, quanto cazzo è scarso. Meno male che è rientrato Piero che ha salvato anche un gol. Teo Hernandez è stanco morto. Io avrei preferito che si facesse morire questa partita che poi la prossima sa che abbiamo il Lecce. Non mi ricordo che cazzo abbiamo, comunque una squadra abbastanza scarsocciola. E avremmo potuto averlo a Firenze, questa cazzo di ammunizione andava scontata la prossima partita questa ammunizione qua, non adesso. Tutto che cosa? Amo, basta sul copyright, abbassami. Se non facciamo ridere ogni partita ci va di culo che le altre sono più scarse di noi. Ma non è che abbiamo giocato contro il Real Madrid di Barcellona, contro una Lazio che è in crisi totale e meritava di batterci, contro un come cazzo si chiama, un Empoli che è scarso, della squadra per me è più scarso anche della Salernitana. Salernitana quest'anno gira tutto male, mi dispiace per lui, però ormai la sua apparizione l'ha fatta. E siamo a 4, mica mi avete fatto prendere un sonno, infatti vedrete il titolo che sarà Sonno Lentezza, Parrocchia Empoli 1-0, Pioli vattene, perché mi ha rotto il cazzo. Io non posso vedere una squadra che mi annoio così, cioè non posso. Meno male che almeno abbiamo preso soltanto un gol nelle ultime 3 partite, almeno quello c'è da dire, ma abbiamo giocato, abbiamo, no, di campionato dico,
Sì, perché abbiamo vinto con la Lazio, abbiamo vinto qua 1-0. No, è un gol nelle ultime tre partite, questa è l'unica nota buona. L'unica nota buona è che era entrato Tomori, l'unica nota lieta è che era entrato Kalulu. Ciao non ha fatto male, sicuramente è molto meglio di Kier, abbiamo visto che comunque qualche passaggio di più veloce al centrocampo c'era. Loftus non mi ha impressionato oggi, ma comunque è sempre da tenere perché è un punto fisso, un po' sono i centrocampisti quelli che piacciono a Conte. Destra Christian sempre ci mette un gol, ci mette sempre il massimo impegno come aveva tutta la partita. Magnan sempre sicuro, Tornandis in calo da 5, dopo farò adesso delle pagelle, le facciamo domani perché oggi, ragazzi, signori miei, alle 19 e 40 faccio la live. 19:40 siamo in live, che dopo mi devo allenare, bello tranquillo. E vediamo un po' che cazzo viene fuori. Io devo avere troppo sonno, siamo a 5. Il sonno aumenta sempre di più di partita in partita. Mamma, se facciamo cagare. Non c'è. Ormai giochiamo soltanto a verticalizzazione. Prima eravamo tutto un triangolo, 1, 2, 3, ci muovevamo tutti, visto situazioni che eravamo completamente fermi, immobili. Cioè, Jovic, se mettevi uno spaventapasseri davanti, praticamente gli creava più problemi perché dicevo, questo qua è sempre fermo, magari sai, tira, la devi e fa gol. Cioè, ma veramente scarsi. Ma scarsi, scarsi, scarsi proprio. Sul gol c'è andata anche di culo che l'ha deviata, ma campionato di Serie A veramente, a parte l'Inter che non schiaccia sassi, faranno la Juve, non so chi fa più cagare. Il Napoli ha pareggiato col Torino, non mi sembra questa grande impresa che dicono. Giusto, amore? Ottimo, direi. E poi per finire, non vedo squadre, a parte la Roma è in netta ripresa, per amor di Dio. Io spero che prendiamo con Conte, prendiamo sia Lukaku che Zirkzee, tutti e due. Tu, no, no, uno, uno sì, no, no, tutti e due. Girano con Leao, Leao si adeguerà a fare quello che deve fare. Se decide di giocare col 3-4-3, invece però Conte gioca col 3-5-2. Leao 6. E non sono medicine queste, sono che ho visto oggi pomeriggio. Cioè ti passa anche voglia di vedere le partite, sinceramente. Cioè a me sembra che ti passa proprio la voglia di vedere le partite, mi passa proprio la voglia. Mi passa completamente la voglia di vedere le partite. Nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. E questo mi rattrista. Mi rattrista perché quegli altri sono già rinforzati con Zielinski e quell'altro portoghese, l'iraniano l'hanno preso. L'iraniano non mi fa il paura perché gli attaccanti dell'Inter sono più forti tutti di lui. Però Zielinski e centrocampo fanno un in più, cioè non ce n'è uno scarso col centrocampo dell'Inter, l'Inter è il centrocampo più forte d'Europa, sono uno più forte dell'altro, cioè, e noi invece siamo qua sempre a sperare in qualcosa che non si capisce. Cioè la cosa che mi dà fastidio è che sembra che entriamo in campo così, molli, tranquilli, queste partite qua l'Inter, cioè, non abbiamo la fame dell'Inter, è inutile che pensiamo all'Europa League. Che quell'altro ha detto che per vinceremo sicuro in casa. Magari ci azzecca pure, perché comunque se si espone a dire una frase del genere. Se giochiamo così con lo Slavia ritorno 11 contro 11, le acchiappiamo. Ve lo dico subito, qua ve lo dico anche perché hanno un pubblico della Madonna in questo stadio. Ve lo dico subito che con lo Slavia le prendiamo se giochiamo così. Con questo scazzo, con questo boh, con questo modo, cioè. Sì, vinciamo, mi ha scavalcato la Juve, se stasera la Juve perde o pareggia, siamo secondi in classifica, ma questo fa significare che il campionato italiano, a parte 5 squadre, poi per il resto è veramente scarso. Cioè abbiamo un campionato che è scarso, punto e stop. Non ci sono altre cose da dire. Voi direi, Alex, è un po' polemico ultimamente. Non è il fatto di essere politici, polemici ragazzi. Il fatto di essere realisti, perché se uno è contento della prestazione di oggi, vabbè che noi siamo dipendenti Leao, punto. Cioè, se non c'è Leao, noi davanti non combiniamo un cazzo. Okafor comunque non si è comportato male, ha dimostrato che non è Leao, però ci mette, se Leao ci mettesse l'impegno che ci mette Okafor sarebbe veramente un campione. Soltanto che Okafor tutta la partita si dà da fare, corre, rientra, passa, mazza e cazzi. Però ragazzi, il problema è un altro, il problema è che se ci va, se soltanto uno dei nostri big si infortuna, si fa male, noi non abbiamo i cambi adeguati.
Noi dobbiamo prendere almeno tre giocatori che sono già pronti. Se arriverà Conte, comunque Conte adesso ha il potere di venirti a battere cassa. C'era anche un super Paulino in panchina, pronto comunque sia a dire anche la sua. In panchina, in tribuna, scusate. E vi dico che, un Ibra Maldini, che vanno anche molto d'accordo, hanno giocato assieme per anni, ma non si sa mai nella vita, figli miei. No, anzi, non mi sembra, non ho mai giocato assieme, perché nel 2011 mi sa che si era già ritirato, mi sa Maldini, si è già 53 anni, 39. Secondo me forse un anno hanno fatto assieme, non lo so. Comunque, detto questo, la squadra ancora per la cuore non mi è piaciuta per il calcio, atteggiamento sbagliatissimo. Mi è piaciuto Reinders, Loftus sotto le sue possibilità, Benasser, benino diciamo, ma poi daremo le pagelle, sono pagelle basse comunque, non sono pagelle alte. Tomori finalmente è rientrato, quello che mi è piaciuto di più di tutti. E basta. Calabria capitano, ragazzi, non lo voglio più vedere, vi prego. Cioè nel Milan è il capitano più scarso che abbiamo avuto in tutta la storia dal 1899. Calabria è il capitano più scarso dal 1899, non che Florenzi sia tanto meglio, eh. Meno male che è diventato Piero che si metterà a fare il terzino, oppure ci metteremo Terracciano che lo sa fare il terzino con la difesa 3. Lo giocheremo con Kalulu, con Ciao e con Tomori. Giocheremo così, appunto, non ci sono tante altre cose da fare. Kalulu deve giocare titolare, punto e stop. Cioè, se arriva Mota, Kalulu deve essere titolare. Ciao, per me si può anche vedere che si può anche avere molto di meno, perché per me adesso è meglio Gabbia di Ciao. Con Teo è a sinistra, che Teo è stremato, gioca ogni partita, è stremato. La nostra cosa buona è che comunque segnano un po' tutti, è per questo che abbiamo un attacco con così alta rete. Ma poi pensate se avevamo un attaccante che saltava l'uomo, un attaccante che prendeva palla, ti creava superiorità, veloce, ripartenza tipo Zize, cioè noi comunque avremmo avuto almeno 9 punti in più. Fra gli errori arbitrali che tolti i 3 dalla Lazio che ce l'abbiamo rubata noi. Almeno 4 partite avremmo avuto con Zize e gli errori nostri, avremmo avuto i 6 punti in più. 9.704. E la Madonna, ottimo direi. Vai, ogni giorno salire di 10 in 10, vai. Ragazzi, iscrizione su TikTok. Sì. Io Vaniglia, Io Vaniglia, Amadei. vedete, Vanessa Amedei. Perdonami, Amadei Vanessa, la seguite che siamo quasi a 200. 93 per arrivare a 10.000, che poi anche lei può iniziare a incassare. L'avete fatto con me, fatela anche con la mia compagna, per favore, grazie. Dopodiché, volevo dirvi l'ultima cosa: facciamo cagare, mi sono quasi addormentato, non mi sto più divertendo, stasera mi divertirò più a vedere. Anzi, alle 18 cioè, mi guarderò il secondo tempo di Atalanta-Juve, perché sarà caricato il video. Stasera facciamo le live alle 21.40. 18, 5, 7, 7, 45, sì, 21 e 40 secondo me è l'orario. Ora facciamo le 21 e 15. Dai, facciamola alle 21 e 15, dai, 21 e 15 stasera live, 21 e 15 stasera live. Ragazzi, un bacio, un abbraccio, sempre forza vecchio cuore rosso nero, sempre comunque teniamo comunque sia alto il morale dei ragazzi, anche se di morale alto non è che ne vedo tanto ultimamente, perché sembra che molti non si stanno impegnando, quindi o non stanno comunque esaltando le proprie potenzialità. Teo, avrei scommesso sulla munizione di Teo che non c'è stata, e mi sarei fatto ammonire che la prossima è semplice, poi si va a Firenze. Quando scommettete che la prossima verrà ammonito, tac, succederà così. Vi voglio bene a tutti. Mi avete chiesto in tanti, Alex, come faccio a darti qualcosa? Mi segui su Instagram e ne parliamo di persona a voce, ok? Ciao a tutti belli, un bacio, grazie e grazie a tutti per il cuore che mi ha dato ogni giorno, per i bei messaggi e tutto quanto. Sto benissimo, sto bene con lei, andrò in clinica con lei, poi non in clinica, questa è una clinica, andrò in... Dove cazzo è che andiamo? Com'è che si chiama? Questa è una clinica, l'altra... Assieme al Camparta, ma com'è che si chiama? Una comunità, andiamo in una comunità 2 anni e poi il nostro sogno è quello di fare gli ossi. Benissimo. Un bacio ragazzi, un abbraccio, ciao a tutti.